C'era una volta un paese lontano ai bordi dell'oceano. Gli abitanti facevano i pescatori e cacciavano le balene per venderne il grasso, ricavandone olio e i denti, i fanoni, per farne stecche da busti. Il piccolo Olaf vedeva spesso rientrare i battelli con i grandi cetacei uccisi e gli facevano pena. Si mise a disegnarli. Un giorno si intrufolò in una barca e si nascose in fondo alla stiva e nessuno si accorse della sua presenza. Verso sera la barca, insieme a tante altre, giunse dove si trovavano i grandi pesci, che salivano in superficie per respirare e poi si rituffavano. Cominciò la caccia. Olaf restò impressionato. Un altro giorno, mentre si trovava sulla costa rocciosa e soffiava un forte vento, scorse una piccola balena che chissà come si era quasi arenata tra gli scogli. Forse si era smarrita. Olaf le gridò: «Attenta! Va via! Sennò gli uomini ti prenderanno!» La piccola balena si era proprio sperduta. Olaf, tornato al villaggio, si impadronì di una barchetta. I pescatori erano già partiti per la caccia e non si accorsero di niente. Olaf si avvicinò col suo natante al balenottero e lo guidò verso il largo, remando e remando finché non vide in lontananza l'ombra gigantesca della balena madre. Aveva paura, ma ormai era lì. Ondeggiò sulla sua barchetta, mise un nome alla piccola balena e la chiamò Tuttadele, Tuttadele, Tuttadele. Il balenottero sembrò capire questo nome e si spostò avanti, avanti verso la madre, e allora Olaf la lasciò e tornò remando precipitosamente al villaggio. Arrivò a casa all'alba e inventò una scusa. Aveva perduto la rotta malgrado la luna e le stelle. Non disse niente di Tuttadele per paura che andassero a cacciarla. Ritornò spesso su quella riva, sperando di rivedere Tuttadele. Dopo vari mesi, mentre vagava tra gli scogli, la vide profilarsi da lontano con la madre. Si stava avvicinando, affiorò due o tre volte. «Tuttadele!» la chiamò Olaf. Lei rispose schizzando acqua con un buffo salto. «Amico, vuoi venire a fare un giretto e a conoscere mia madre? Sali sulla mia schiena!» Olaf si arrampicò e si distese sulla schiena umida della piccola balena. Lei scivolò fino alla madre che sbuffò. «Sei stato buono, non sei come gli altri uomini!» A un tratto Olaf vide profilarsi le barche dei pescatori. «Dove
Dovete andar via, disse a madre e figlia, vi prenderanno. E tu come farai a nuotare fino a riva? Disse tutta Adele. Io ti accompagno. No, per carità, i cacciatori vi prenderanno. Ma tutta Adele, testarda, volle riportarlo a riva. Olaf li vide tirar fuori le fiocine e dare inizio alla crudele caccia. Madre Balena fu costretta a fuggire e scomparve in lontananza. Per fortuna il mare si fece grosso e ostacolò con le onde le barche. Allora cambiarono direzione e puntarono verso Olaf ancora steso sulla schiena di tutta Adele. Olaf, aggrappato a lei, diceva: «Forza, non ti abbandonerò!» Il vento soffiava, le barche stavano per raggiungerli. «C'è un ragazzo! C'è un ragazzo sul pesce!» urlava qualcuno. Tutta Adele si immergeva un po', mentre Olaf cercava di resistere a galla, poi risaliva per respirare. Non lo lasciava. «Ti porterò a riva!» brontolò. «Moriresti! Finiresti arenata!» Le barche li raggiunsero. Olaf, malgrado il vento forte, gridò: «Non toccate la balena o morirò con lei!» «Sei matto!» urlavano i pescatori. «Non vi avvicinate!» gridava Olaf. «La balena è mia amica!» Alla fine gli uomini si allontanarono. Fra loro c'era anche il padre di Olaf. Non si poteva uccidere un bambino. Olaf, infreddolito e bagnato, raggiunse uno scoglio mentre tutta Adele guadagnò al mare aperto. A casa Olaf fu sgridato dai genitori. «Non capisci che i denti delle balene sono oro, che col grasso guadagniamo per vivere?» Olaf non sapeva dire altro che: «La balena tutta Adele è mia amica!» Passò molto, molto tempo. Olaf era diventato grande. Faceva anche lui il pescatore e andava a caccia di balene. Tutta Adele non si era più vista. Un giorno, in alto mare, ci fu una terribile tempesta. Il cielo era scuro, le onde alte travolgevano le barche. I pescatori cercavano di tornare a riva, ma il ciclone era più forte di loro. E molti affogarono. Anche Olaf fu inghiottito dai gorghi, annaspò disperatamente, ma a un tratto sentì un'umida enorme schiena sollevarlo e il brontolio di un pesce. «Reggiti a me come un tempo, io ti salverò!» «Sono la tua amica, la tua fedele amica!» Tutta Adele.